Buon lunedì a tutti. Foggia Cerignuno. Andiamo un po' per ordine. Mettendo a paragone Foggia Cerignuno, noi rispetto a Foggia, stando sulla carta, siamo più superiori. Anche come qualità di gioco, qualità di giocatori, siamo più avanti a Cerignuno. Riguardando alle due squadre, riguardando il nostro allenatore in conferenza stampa, tanto di cappello perché si è comportato veramente da un allenatore. Adesso abbiamo un allenatore, abbiamo uno staff, un allenatore, un direttore sportivo che si assumono anche le loro responsabilità. E questo fa solo onore. Intanto ci prendiamo con calma un bel caffè, ma di quello buono però, perché là c'è il porcherio. Perché adesso sta settimana sarà una settimana che non va giù. Però bisogna un po' dividere le colpe. Perché non solo la gioia quando vinciamo, anche quando sbagliano, dobbiamo anche non bastonarli, rimproverarli, di cui adesso ci dobbiamo prendere un caffè, perché veramente fra un po' ci prendiamo un caffè, perché veramente siamo un po' nervosi, non è sceso giù, però è una sconfitta che ci farà riflettere. Riguardando alle due squadre, riguardando l'allenatore, abbiamo un allenatore che si assume anche le sue responsabilità e capisce dove ci sono stati gli sbagli. È giusto che un mese e 15 giorni non puoi pretendere tanto, anzi ha già fatto tanto, di cui è giusto che lui valuta un po' tutto questi giocatori e capisce anche le loro debolezze. Riguardando la partita, il primo gol del Foggia, quando ha fatto quel gol mi ha ricordato Van Basten sulla barriera. Van Basten, un gol spettacolare, l'ho visto di fare a Van Basten quel gol là, anche gli altri campioni, ma quello di Van Basten è rimasto qua, e quello del Foggia sono rimasto ingollata la sedia. Il secondo gol anche bello. Diciamo che il primo tempo, quando è stato fatto il primo gol, diciamo che il primo tempo lo potevamo chiudere anche con 3-0, perché poi dopo abbiamo avuto due occasioni sotto la porta, avanti al portiere, ce li siamo proprio manciati. Se no la partita la chiudevamo 3-0 e finiva 4, anche 4-3. Diciamo quei due gol che ci siamo mangiati ci è pesato, ma molto ci è pesato. Il peso si è sentito, quei due gol mangiati. Il secondo tempo, con il secondo gol che abbiamo fatto, eravamo ancora vivi fisicamente e mentalmente. La debolezza qual è? Lo sbaglio. Lo sbaglio nostro è la loro furbizia. Sì che loro hanno vinto 3-2, ma loro hanno vinto per sfortuna nostra e per fortuna loro. Il rovescio della medaglia. Perché noi sul 2-0, in quell'attimo, dopo del secondo gol, per noi, per i giocatori, era come fosse che la partita era già chiusa e loro già fisicamente e mentalmente non c'erano più. I ritmi e la continuità non avevano più dentro, non c'era niente. Niente. Di cui la loro furbizia è stata proprio quando perdevano 2-0 e hanno visto che i nostri giocatori benzina dentro non c'erano più. Il loro allenatore ha visto che era finita la benzina dentro, non erano più concentrati. E lì è stata la loro furbizia
che ci hanno puniti con i tre gol. Gol che sinceramente definirli belli non lo posso definire. Sono stati cinici, furbi, sì, però belli no. Di cui lì è stato lo sbaglio nostro. E lì l'allenatore ha capito che dopo fatti tante partite di continuo, campionato e Coppa Italia, portando risultati e vittorie, questa partita qui con il Cerignolo non avevamo, l'energia ce l'avevamo, ma non avevamo 90 minuti nelle gambe. Ecco perché la tifoseria dice fino alla fine vuol dire che tu fino al 90° minuto non devi mai mollare. Loro dopo del 2-0 hanno mollato, ma perché hanno mollato? Perché non avevano più continuità e benzina dentro le loro gambe, fisicamente erano già spompati. Dopo del 2-0 tutto il peso delle partite che hanno affrontato e la Coppa Italia non avevano più i ritmi dentro, di cui là ci vuole la bravura dell'allenatore che questa partita ha capito qual è l'altro punto debole del Foggia, e nel 2-0 deve cercare di fare in modo di tenere dei giocatori in panchina che possono sostituire i giocatori che giocano e di portare il risultato dalla nostra parte. E lì ci deve lavorare con questi giocatori, perché devono portare una continuità, e purtroppo non possiamo chiedere dei miracoli. Quello che hanno fatto già possiamo dire grazie. Rimproverarli che dopo del 2-0 si sono rilassati, lì c'è da rimproverare. Sono incazzato nero perché hanno mollato e hanno dato 3 punti al Cerignolo che non meritava proprio. Sul piano di gioco non meritava proprio, noi siamo stati molto superiori. Nel 2-0 abbiamo mollato perché pensavamo che ormai era chiusa la partita, invece no, loro sono stati più furbi di noi. E noi siamo stati incapaci di gestire bene proprio il finale dei 90 minuti, che ci hanno puniti. Dire che Cerignoli, che è venuto nel nostro stadio, ha dominato la partita per niente proprio. Hanno avuto fortuna? Sì. Hanno vinto a culo? Sì. Sbagli nostri? Sì. C'è da migliorare. Mi sa che l'allenatore deve fare un grande lavoro su questi giocatori. In questi casi qua, con tante partite continue e anche nella Coppa, abbiamo un organico molto rispetto agli altri, assai di giocatori, di cui dobbiamo far girare i giocatori, fare in modo che nella Coppa Italia giocano gli altri. Tu devi avere dei giocatori in campionato e quelli della Coppa Italia, perché questo è l'unico obiettivo se vuoi andare avanti, perché sono tutti, devono essere tutti all'altezza, e tutti all'altezza, non che uno, no, quello che gioca nel campionato, quello è meglio di quello, no, non è meglio, sono tutti quanti uguali, tutti quanti devono prendere le loro responsabilità e tutti si devono far trovare sempre pronti e devono essere tutti quanti allo stesso livello, allo stesso piano. Che vuol dire che fa? È una poesia. Scritto che si sente l'odore di questo caffè. Solo uno è buono, l'altro porcheria. Sentite, mamma. Io sono un bevitore di caffè, io posso bere tanti caffè. A me il caffè mi calma. Rispetto agli altri che il caffè non li fanno dormire, portano. Invece a me mi calma il caffè. È come una medicina di cui non fate come me che prendete tanto. Prendete solo uno e basta. Io posso prendere tanti caffè, non mi fa niente. Mi raccomando, prendete uno e basta, non fate come faccio io. Ma lo facciamo un po' riposare, perché deve riposare il caffè. Il caffè buono lo fai riposare e te lo bevi. Di cui noi abbiamo fatto dei grandi sbagli.
loro hanno sbagliato, i nostri giocatori, che hanno pensato che la partita ormai era già vinta. Eh no. La partita è stata giocata molto bene dai nostri, sia il primo tempo, che abbiamo avuto tante occasioni, due occasioni sotto la porta, mangiate. Il Cerignolo ha avuto poche occasioni nel primo tempo, non c'era proprio. Secondo tempo siamo stati ancora più superiori a loro, portando avanti il secondo gol. E loro sì, hanno avuto hanno fatto del sotto la porta, però non sono stati efficaci. La difesa è comportata bene. Poi dopo il secondo gol, ci siamo persi, perché non c'era neanche. Se non c'è una difesa, è un centrocampo che ti tiene fermo e fa in modo di non far avvicinare gli avversari nella nostra area. È normale che il portiere non può fare tanti miracoli. Il nostro portiere purtroppo si è trovato fuori tema, fuori di tutto. Dopo che ha subito il primo gol, ne ha subito in altre due, da gol proprio, che sinceramente da scema, gol stupidi, ma il portiere non c'era più, perché non aveva più una difesa che lo proteggeva. Se non proteggi il portiere da solo, solo i grandi portieri possono bloccarli, possono fare in modo che non entra gol, ma lui non è un grande portiere, è un portiere che se non c'è una difesa, e infatti si vede la differenza, proprio pessimo, siamo stati pessimi proprio, il portiere proprio ha sbagliato tutti i punti, tre gol, ha preso tre gol, che la difesa non c'era, un centrocampo che era sparito, e il portiere che cosa poteva fare più? Oltre non poteva fare, sparito anche lui, tre gol stupidi, di cui ha sbagliato anche il portiere, non solo la difesa, non solo il centrocampo, hanno sbagliato tutti, e gli attaccanti si sono rilassati. Dove 2-0 era finito il Foggia. Dire una valutazione su queste partite: hanno giocato il 60%, l'altro 40% non c'erano proprio in campo, né attaccante, né difensore, né centrocampista, né portiere, né sulle fasce, né le mezze punte, non c'erano proprio, erano spariti nel campo, c'era solo il Cerignolo. Ci siamo presi tre gol scemi proprio, peccato. Intanto ci prendiamo un bel caffè nella tazza del Foggia, a volte c'è la piccola e la grande. Stavolta scegliamo la grande, perché ci dobbiamo un po' calmare. E quando ti pigli un caffè è tutta una storia. Sentitemi a me. Quando ti prendi questo caffè è tutta una storia. Ragazzi, sempre forza Foggia. Farò vedere lo stima. Per me fino alla fine, noi tifosi, il nostro motto è fino alla fine, vuol dire che tu devi lottare fino alla fine. L'allenatore deve fare un grande lavoro su questo problema, che non devono vedere che quando sei 1-0 è chiusa la partita. No, devi lottare fino alla fine. Devi capire pure che vinci, come fosse che sei per te, devi lottare fino all'ultimo. Ci deve lavorare su questo punto. Sempre forza Foggia, sempre. Per me fino alla morte. Ami, a tenere dei spalle. No, che è una poesia. Che voglia dice chi? Che vuoi posso dire? Quando è una cosa è. Ci vediamo alla prossima. Con la Coppa Italia abbiamo preso il Catanzaro. Sarà una partita dura, dura in Coppa Italia. Ci vediamo alla prossima. E con il Cerignolo ci vediamo al ritorno. Ci rifaremo con tutti i doveri.